Roberto, che mi dici di questa avventura? Beh, stiamo andando su in montagna. Vediamo un po', le montagne sono bellissime. Vediamo se riusciamo a trovare le coturnici. Bravissimo Gianni, vieni. Bravo, Gian, qua. Bravo, vieni. Vieni Gian, bravo. Vieni. Bravo, porta qua. Porta. Eccolo Andrea. E anche 500 metri dalla macchina, Gian subito in ferma in mezzo a queste rocce. L'ho vista che camminava e poi è partita nel mio avvicinarsi. Sono avvicinato. Eccola. Bellissima, eh? Buono, in bocca al lupo, ora la metti dietro e poi la starneremo. Grazie anche a Luli che ci ha portato in queste montagne eccezionali, spettacolari, soprattutto per chi ama la caccia di montagna e soprattutto per chi ama la camminarca, che è la coturnice Alectoris greca. Andiamo. Mezza giornata di caccia a coturnici, siamo rientrati alla macchina, stiamo facendo uno spuntino per poi ripartire. Guarda, va via, con un'ala sola, guardala, con un'ala sola! Con un'ala sola va via! Bravissimo Black, le teneva agganciate lunghissime, in perfetto stile di razza, e ci tengo a dirlo perché è veramente un cane favoloso. Teneva lunghissime e lo avevo anche capito che erano lunghe. Saranno partite una cinquantina di metri, la prima diciamo che l'ho mancata, ma comunque non ha accusato il colpo. Poi la seconda ho ripreso un po' di concentrazione, gli ho addrizzato benissimo. Ragazzo mio, eccolo, bravo, meno male, anch'io sono riuscito a fare il mio colpo. Mi ha proprio fregato. Dietro al cespuglio, cavolo. Però l'ho sbagliata, la dovevo fare. Non avevo impostato nemmeno bene. Mannaggia che sbaglio. Spero che Roberto l'abbia ripresa. Bravo, Black, bravo. Che sbaglio.